Buongiorno cari amici di Ciccioriccio, ben arrivati, ben arrestati come consuetudine vuole ormai ogni venerdì in tema di fine settimana. Abbiamo l'appuntamento con la nostra rubrica Penso Positivo. In diretta con noi in collegamento da Milano, come al solito, il master trainer in PNL e scrittore Vincenzo Fanelli. Buongiorno Vincenzo. Ciao Mino. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Come al solito in questo fine settimana avremo un argomento da trattare. Quest'oggi abbiamo scelto un argomento molto particolare che penso interessi a molti dei nostri ascoltatori e a molte delle nostre ascoltatrici. Oggi parleremo di seduzione. Oggi parliamo di seduzione. La volta scorsa, insomma, abbiamo affrontato sempre il discorso dell'anima gemella, no? Il fatto di incontrare una persona che può essere adatta a noi. Però molti, poi anche dalle mail che mi hanno mandato, sono più interessati a sapere come poter conquistare, come poter sedurre poi una persona che in realtà ci interessa. Quindi comunque io voglio fare anche una premessa, che la PNL, ma in genere la comunicazione, è molto, molto potente, molto efficace nel sedurre e nel conquistare qualcun altro. Però sì, è chiaro che bisogna dire che va usato un po' con etica, cioè nel senso che se comunque io vado ad attirare qualcuno che comunque non è interessato a me, oppure impegnato, impegnata, diciamo che poi sono cose a breve termine che si possono anche ritorcere contro, per cui è molto importante, insomma, diciamo che i miracoli non esistono, molto, molto fa la comunicazione, però fa molto anche poi la persona che le utilizza. Quindi nell'utilizzare la PNL bisogna utilizzarla con una certa etica. Sì, è molto importante appunto che cosa ci fai con questa persona, questo è molto importante. Io inizierei subito con qualcosa di pratico, no? Con qualche con un esercizio che può essere utile quando tu poi incontri una persona che ti piace e vuoi cercare quantomeno di creare empatia, perché il problema principale spesso è che manca, come dire, questo ponte, questa comunicazione. E se tu guardi due persone innamorate all'inizio, quindi due persone che sono già innamorate per conto loro, e le vedi sedute al bar, inconsciamente cosa fanno? Tendono a mimare a vicenda la postura dell'altro e dell'altra, ok? Cioè, se lui per esempio è lì leggermente, magari appoggiato al tavolino su un gomito, magari a destra, e lei è di fronte, lei sarà appoggiata anche lei sul gomito, però a sinistra, come appunto se fossero di fronte a uno specchio. Se lui cambia posizione, anche lei cambia posizione. Questa è una cosa che poi vorrei invitare tutti gli ascoltatori a notare, perché è una cosa che avviene automaticamente tutte le volte che parliamo con qualcuno e siamo in sintonia, oppure stiamo parlando di qualcosa che ci interessa moltissimo, oppure interessa molto anche all'altra persona. Cioè, quando c'è qualcosa che ci interessa, ci stimola, noi inconsciamente tendiamo a rispecchiare la postura che abbiamo di fronte, e viceversa farà anche l'altro con noi. È un po' che quello che succede agli ascoltatori, praticamente si sintonizzano, no? Esatto, bravissimo, guarda, è una metafora stupenda, cioè nel senso si parla proprio di una sintonia a livello non verbale. Hanno fatto una serie poi di studi, di ricerche, hanno preso dei coniugi, delle coppie, no? Marito e moglie, no? Li hanno divisi in due gruppi e hanno visto quelli che vanno d'accordo e quelli che invece sono in crisi. Beh, hanno scoperto, riprendendoli con delle telecamere, insomma, monitorando tutto, no? Durante l'esperimento, che quelli che vanno d'accordo, quando parlano di problemi comuni, tendono a essere nella stessa postura, no? Come se fossi di fronte a uno specchio, mentre gli altri, quelli che non vanno d'accordo, hanno una postura completamente diversa. Quindi, assodato che questo è un meccanismo che mettiamo in atto automaticamente, inconsciamente, il passo successivo è farsi una domanda: che cosa succede se io incontro una persona e comincio a rispecchiare la sua postura? Beh, avviene una cosa interessante, che dopo un po', non subito, ma dopo un po', è come se dicessi al suo inconscio: io sono simile a te, no? Mi cominciassi a sintonizzare appunto sulla frequenza, no? Per poterla ascoltare e per potermi fare ascoltare. E quindi vale l'assunto che i simili si attraggono in qualche modo? Beh, diciamo inizialmente sì, la similitudine è molto importante inizialmente appunto per creare questo ponte, no? Tra due persone, perché in qualche maniera i due inconsci, insomma, è come se si mettono in sintonia.
che cosa avviene, detto in parole molto semplici, è come se tu stai dicendo all'altro: io sono come te, puoi fidarti. Diciamo che questa è una tecnica che non è a senso unico, cioè non è che l'altro si apre, l'altro si fida e tu no. Perché funzioni, avviene una cosa interessante, perché poi anche l'altro, una volta che è stimolato, comincia a rispecchiare te. E quindi anche tu cominci ad aprirti senza rendertene conto. E quindi ci si sintonizza davvero tutte e due. E questo è un modo veramente per poter parlare a un livello molto più profondo. Il respiro è molto importante, vero? Nella programmazione neurolinguistica esistono tanti modi per ricalcare, o potremmo dire rispecchiare. Il rispecchiamento è più legato al non verbale, ma noi possiamo ricalcare di tutto, possiamo ricalcare addirittura anche il respiro, ma questo lo possono fare persone molto più esperte, nel senso che se tu ti sintonizzi sul respiro dell'altra persona, addirittura ti sintonizzi anche sullo stato emotivo dell'altro. Perché? Perché il respiro è lo specchio delle emozioni, cioè se io sono teso ho una respirazione più veloce, se io sono rilassato ho una respirazione più lenta, quindi se io mi sintonizzo su quello che fa l'altro respirando è chiaro che mi sintonizzo su quello che sta provando. Posso ricalcare valori, convinzioni, l'identità dell'altra persona, posso condividere passioni, hobby, interessi. Posso anche condividere un momento emotivo che l'altra persona sta in quel momento vivendo, cioè se io incontro una persona che in quel momento è giù moralmente, no? Perché gli è successo qualcosa, la cosa più spontanea che spesso si fa è cercare di capire l'emozione dell'altra persona chiedendogli cosa è successo e parlando un po' con questa persona. Ecco, questo è anche un altro modo per creare empatia. Magari invece che cosa non si deve fare? Perché può anche accadere che la persona si accorga che tu stai cercando di in qualche modo avvicinarti troppo, dicendo troppe volte sono d'accordo con te, provo la stessa emozione, provo le stesse cose, e magari si potrebbe avere un effetto non desiderato, l'effetto contrario. Per esempio posso dire un'accortezza sul rispecchiamento, che non bisogna scimmiottare l'altro, cioè nel senso che se l'altro per esempio ha dei tic nervosi non ti metti mica a rispecchiare i tic nervosi dell'altro. In genere si rispecchia l'altra persona non in maniera istantanea, cioè se supponiamo a un certo punto che io di fronte incrocia le braccia, non lo farò istantaneamente come se fossimo davvero di fronte a uno specchio, aspetterò un pochino, poi dopo, quando è il mio turno di parlare, con nonchalance mi metterò anch'io con le braccia conserte e pian pianino comincerò a seguire la postura. È chiaro che se lo fai istantaneamente succede un disastro, nel senso che l'altro è chiaro che se ne accorge. Anche se paradossalmente quando noi questa tecnica la facciamo automaticamente, cioè senza rendercene conto, avviene quasi istantaneamente. Infatti dopo questa trasmissione molta gente penserà che ci sia in giro gente che rispecchia volutamente. In realtà non è così, questo è un qualcosa che avviene automaticamente, ma non lo fanno perché ci vogliono sedurre in linea di massima, è perché in quel momento vogliono veramente entrare in contatto con noi, vogliono parlare, sono interessati. Questa è per esempio una buona tecnica utile per cominciare a rompere il ghiaccio con qualcuno che non si conosce, no? Perché visto che oggi l'argomento della trasmissione è la seduzione, ecco, è chiaro che se tu rispecchi non è che l'altro, ma magari immagino qualche ragazzo che pensa adesso vado in discoteca, rispecchi una ragazza appena conosciuta, questa immediatamente se ne viene a letto con me, no, non funziona proprio così, nel senso che comunque crea empatia, permette all'altra persona di aprirsi molto di più e stai diciamo mettendo delle buone basi. Che mettiamo le basi, poi esatto, poi ci sono poi tanti ingredienti tra i quali anche la fortuna che non guasta mai. Ci vuole anche la fortuna.